fare spoiler. Signora, sa cosa vuol dire spoiler? No. Vuol dire dare anticipazioni, insomma, ok? Allora, senza dare anticipazioni, il mio TED Talk di stasera tratta l'argomento della bugia, perché le bugie hanno condizionato parecchio la mia vita. In termini di forma, al TED sono abbastanza specifici, mandano a tutti i potenziali speaker i 10 comandamenti del TED. Io ho sentito dire che te li mandano incisi su tavole di pietra, ma credo che non sia vero. Però la mia presenza qui a Enna è perché sono stata invitata a partecipare a questa bellissima rassegna di teatro e direi che sono molto, molto orgogliosa, mi fa piacere anche perché non avevo mai fatto spettacolo a Enna prima d'ora. In Sicilia sì, in altre città, ma Enna non l'avevo mai toccata. Viviamo in un mondo dove una star dei reality TV, sgomitando, è riuscita ad arrivare alla Casa Bianca. Noi viviamo in un mondo dove alle emozioni e alle convinzioni viene dato molto più peso che ai fatti. Noi, oggi, viviamo in un mondo post-verità. Il termine inglese post-verità deriva da post-truth, condizione secondo cui in una discussione relativa a un fatto o una notizia, la verità viene considerata una questione di secondaria importanza. In una discussione caratterizzata da post-verità, i fatti oggettivi chiaramente accertati sono meno influenti nel formare l'opinione pubblica rispetto ad appelli a emozioni e convinzioni personali. Io credo di essere una persona onesta. Chi altro aspira ad essere onesto nella vita? Alzate le mani. Bene, bene. Allora, quand'è così? Unitevi a me in questa ricerca. Una ricerca per scoprire come è nato questo mondo post-verità e cosa possiamo fare per distruggerlo. Noi, insieme, possiamo diventare i guerrieri della verità. Porto in scena un monologo che si chiama Attila, tutte le bugie che ho raccontato, che è una storia, è una storia vera, non si può dire in un altro modo. E adesso lo stadio finale, bambola numero 7, 16 anni. Imparo dalle mie amiche che essere vergini è da sfigate. Così, quando sono a letto con Edo lo Splendido e non riesco a scartare il preservativo dalla sua confezione, sbuffo, alzo gli occhi al cielo e dico: scusa, sai, è passato un sacco dall'ultima volta. La più piccola e sincera me è qui dentro da qualche parte, ma io ho messo strati su strati di bugia fin dalla nascita. Ho imparato dei miei genitori, dei miei amici, dei miei parenti, dalla società in cui sono inserita. La cosa bella di questo spettacolo è che oltre ad essere una storia vera interagisce molto con il pubblico. È uno spettacolo, non è uno spettacolo, come si può dire, di teatro istituzionale, tradizionale, proprio rompe la quarta parete. Io certe parti le faccio in mezzo al pubblico ed è molto bello perché ogni sera è diversa. C'è la partecipazione, ieri eravamo a Catena Nuova a fare lo spettacolo e le signore, perché erano quasi tutte donne ieri sera, partecipavano, commentavano lo spettacolo, quindi mi hanno obbligata praticamente a creare un dialogo ancora più forte, perché già il teatro è dialogo tra l'attore e il pubblico, oltre a dialogo se fai spettacolo con altri partner in scena, però è già una relazione, no? Ieri era una relazione ancora più forte, è stato molto bello. Vedremo stasera Enna. Yeah.
grazie per questa intervista. Andate a teatro, andate a teatro, andate a teatro.